Benvenuti al Collegio Arcivescovile di Saronno, sono l'ingegner Famagosta Andrea. Oggi ho il piacere di presentarvi solo alcuni dei pezzi della nostra collezione di strumenti storici che abbiamo recentemente scoperto, proprio durante i lavori di allestimento di questa nuova aula polifunzionale per il corso tecnico di costruzione ambiente e territorio, gli ex geometri. Questi strumenti storici verranno a breve recentemente restaurati, alcuni sono già in buone condizioni, sono quasi tutti disponibili con i propri contenitori originali, dopo entreremo magari più nel dettaglio, vi farò vedere le scatole in legno. Abbiamo i primi strumenti datati addirittura a fine 800, sono pezzi che troviamo addirittura su libri storici. Partiamo con strumenti di misura molto tradizionali, utilizzati anche parecchi anni fa durante le prime guerre mondiali per l'utilizzo di misure, tracciamenti di terreni e latifondi utilizzati per il catasto, il primo catasto che è quello di Maria Teresa d'Austria, il primo tracciamento qua in Lombardia. Abbiamo strumenti come questi che sono dei teodoliti per misurare gli angoli azimutali e zenitali per arrivare poi ai più complessi. Sono invece della metà, prima metà del Novecento, per arrivare poi ai giorni nostri con strumenti diciamo degli anni 2000. Abbiamo qua uno dei pezzi migliori della nostra collezione, ben conservato. Questo è uno squadro agrimensorio. Questo è uno strumento classico del geometra, risale a circa la prima metà del Novecento, penso datato intorno al 1940. È dotato di collimatori, dei rettifili, delle corone circolari, di una bolla già di tipo abbastanza moderno, serve per misurare le dividenti in fondi aperti, quindi per fare dei tracciamenti, per fare delle linee dividenti, per tracciare fondamentalmente le proprietà. Vi presento un altro pezzo fondamentale della nostra collezione, questo è un teodolite, anche questo della prima metà circa del Novecento, è uno strumento classico del geometra, uno strumento come vedete corredato di tutti i suoi pezzi originali del contenitore. Questo è stato prodotto dalla Solmoiraghi di Milano, ha tutti i suoi attrezzi per la pulizia e per la registrazione. Il teodolite a cosa serve? Serve fondamentalmente per misurare angoli, ha anche delle vite micrometriche per fare misure di precisione. È corredato poi da più corone circolari graduate, sempre con angoli centesimali. È possibile poi leggere, ad ausilio della lettura, utilizzare questi ingranditori. Lo strumento chiaramente può girare su un asse verticale e su un asse orizzontale per collimare. È corredato anche da livelle. E qua vediamo le rispettive viti micrometriche per il fissaggio. Faccio notare che la collezione è ricca anche di tutti gli strumenti con le relative custodie originali. Faccio notare la particolarità di questo pezzo perché il geometra dei tempi, essendo una persona magari molto pratica, ecco, con questo strumento aveva la possibilità di caricarlo in spalla e raggiungere direttamente i punti migliori per la collimazione, che ovviamente, come notate, questo che si è trasformato rapidamente in un contenitore a zaino, fondamentalmente, poteva raggiungere anche punti di osservazione privilegiati, che ovviamente erano di difficile accesso. Vi presento ora la sezione della nostra aula polifunzionale dedicata alle costruzioni e ai materiali. Anche qui sono presenti degli strumenti di misura, storici anch'essi. Questo è un flessimetro, sempre un pezzo originale, questo della seconda metà del Novecento. Serve per misurare le deformazioni sulle strutture. Lo strumento funziona in questa maniera: attraverso gli spostamenti dell'asta verticale vengono indicate le deformazioni della struttura. Se le deformazioni che vengono lette sono simili a quelle attese nella relazione di calcolo, la struttura può essere collaudabile.
Questo è un modello tridimensionale, è una riproduzione di un edificio di prese di derivazione su un fiume. Classico modello per studiare gli effetti che ci sono, gli effetti idraulici, modelli idraulici sulle opere di presa. Questa è una vera e propria opera di presa, cioè l'intercettazione di un fiume, c'è la vasca di calma, lo sghiaiatore, le paratoie, quelle che spesso si vedono sui torrenti o fiumi per produrre elettricità oppure per altri scopi, tipo prelevare della ghiaia, relative opere di presa. Questo è un modello che serve per vedere quegli effetti che anche a livello di calcolo è difficile far notare. Quindi serve agli studenti per visualizzare dei fenomeni che difficilmente con carta e penna potrebbero essere colti. Questo è un livello, anche questo della prima metà del Novecento circa, serve per misurare i dislivelli. È corredato anche di un'asta graduata su cui è possibile misurare su una corona circolare gli angoli degli oggetti che vengono collimati. È uno strumento di utilizzo classico del vecchio geometra, ovviamente oggi viene fatto tutto invece con strumenti molto più moderni. Anche questo è un pezzo di punta della nostra collezione, come vedete ben conservato e corredato di tutti gli altri strumenti ausiliari. Vediamo qui il confronto tra lo strumento storico e invece lo strumento molto più moderno, diciamo figlio di quell'altro strumento. Oggi si lavora con livelli di questo tipo, ovviamente sono molto più contenuti, ovviamente perché la tecnologia, l'ottica è avanzata sicuramente, è sicuramente cambiata anche la tipologia dei contenitori, antiurto e quant'altro, anche a livello dimensionale il trasporto per il nuovo geometra del futuro è più agevole. Particolarità di tutti gli strumenti storici che vi abbiamo illustrato oggi, ad esempio questo che abbiamo illustrato prima, che è il livello, è che il cannocchiale, questo di fatto è un vero e proprio cannocchiale adagiato su dei supporti fissi, è che i cannocchiali sono tutti di tipo astronomico. Cosa vuol dire? Che le immagini che si osservano in realtà si vedono ribaltate. Quindi cosa vuol dire questo? Che se osservate vedete gli oggetti al contrario. Se vedete un film praticamente, vi sto dicendo che se vedete il capitano che osserva con un binocolo di questo tipo una imbarcazione e la vedete dritta, in realtà è un falso storico, perché attraverso questo cannocchiale astronomico le immagini vengono riprodotte al contrario. Questo è un altro strumento, è uno stereoscopio, serve per la restituzione di immagini tridimensionali a partire da fotografie fatte con strumenti su aeroplani, su restituzione, quindi fotoaerogrammetriche, per il tracciamento di zone molto ampie. Vengono fatti infatti delle strisciate, cioè delle fotografie in sequenza, dopodiché vengono montate e visualizzate tridimensionalmente attraverso questo strumento, datato circa primi anni 80. Vi ringrazio per essere stati con noi. Vi aspetto naturalmente quando finiremo il restauro di tutti i pezzi storici che abbiamo, perché questa è solo una piccolissima parte del grande tesoro che abbiamo trovato mettendo a posto questa nuova aula polifunzionale per l'Istituto Tecnico di Geometri del Collegio Arcivescovile Castelli Saronno. A presto.